mafiose. E come per le organizzazioni mafiose, siamo convinti del fatto che la cosa che spaventa di più è colpire la ricchezza accumulata, colpire i patrimoni, limitarsi semplicemente alla sanzione nei confronti del pesce piccolo che viene preso a intermediare il lavoro, ma andare a cercare quelli che si sono arricchiti con questo lavoro sfruttando le persone. Ecco, è un reato che sa del passato, una memoria antica, eppure invece è così attuale. Come mai, secondo voi, questa recrudescenza di questi fenomeni? Beh, non è l'unico caso nei cambiamenti globali in cui riemergono anche forme che purtroppo appartenevano al passato. Credo ci siano tante cause in questo, ma tra le altre penso che ci sia quella della disponibilità oggi, purtroppo in una situazione di fortissima crisi economica e di grande disoccupazione, la disponibilità appunto di questo tipo di manodopera che viene sfruttata in questo modo e il rafforzamento di alcuni soggetti di carattere criminale. Noi dobbiamo agire naturalmente in questa sede per colpire i soggetti criminali, e questo è il lavoro che stiamo facendo con il ministro Martina, ma in tutti gli altri ambiti in cui possiamo, anche perché ci siano opportunità occupazionali per chi oggi non è.